ECMA 2021, continua il nostro viaggio all'interno del settore accessori, soprattutto borse e valigie da viaggio, e siamo alla SHAD, azienda spagnola che produce appunto valigie, bauletti, borse, e quest'anno presenta la E48SR, giusto Andrea? Assolutamente, vabbè, questa qui diciamo è una borsa semirigida dedicata principalmente ai modelli sport naked, quindi tutte le nuove moto di nuova generazione di cilindrata dai 700 a salire, MT07, 09, BMW F900R, XR, insomma. Moto che tipicamente non hanno spazio per bagaglio, per montare determinati telai. Dove è difficile montare un top case, okay? Un bauletto per intenderci. E anche antiestetico ogni tanto. Anche assolutamente antiestetico. Queste diciamo borse laterali sono semirigide, capienza intorno ai 40 litri, vengono con una rain cover catarifrangente come le vedete, e hanno un sistema chiaramente di montaggio con questa piastra di ancoraggio a questo sistema di fissaggio alla moto. Quindi ovviamente il cliente ha bisogno del set di borse e dei fitting kit dedicati allo specifico modello, certo, di moto. E in questo caso quello che rimane poi è una piccola piastra, sì, laterale. Assolutamente. Per quanto riguarda il prezzo al pubblico, sarà più o meno orientato sui 330-340 euro la coppia. Più ovviamente più la staffa il sistema di fissaggio, che dovrebbe essere intorno ai 130 euro. Però una cosa bella che ho notato è che sono rigide, quindi mantengono, sì, la forma. Sono tra l'altro anche facili da alloggiare, facili da montare e da smontare, sì, ma soprattutto hanno i catarifrangenti sì, posteriori, che aumentano quindi la visibilità della vostra moto, soprattutto al buio. Assolutamente. Aggiungo anche una cosa: il catarifrangente lo potrete probabilmente avere in due colori, rosso ed eventualmente in bianco, per chi volesse chiaramente in bianco, perché molte moto vengono comunque, sì, per chi non ha il faretto rosso e il faretto bianco trasparente, esatto, è perfetto avere in due colorazioni, benissimo. E poi c'è chi invece vuole avere qualcosa di più universale, qualcosa di più flessibile da utilizzare, c'è anche la versione, sì, qua alle mie spalle, che praticamente riprende la forma, sì, delle 48SR, ma è una, sì, classica. No, questa in realtà diciamo è una versione che noi preferiamo chiamare semirigida. Diciamo, semirigida, è, sì, questo progetto nasce da questo. Questa è la versione molto più rigida, più sagomata, mettiamola così. L'evoluzione. Questa è la versione semirigida, che ovviamente si adatta a una gran tipologia di moto sport naked sul mercato, ovviamente anche un altro prezzo. Ma anche gli scooter. Anche gli scooter, ovviamente, diciamo che è la prediletta di tutti coloro che viaggiano con le moto 500, certo, o 390. Certo, ma poi anche per chi magari, eccetera, ha problemi di fissaggio, di ancoraggio. Beh, qui abbiamo elaborato un sistema, cioè abbiamo dei velcri, ma per alcune moto abbiamo anche un sistema di fitting kit che nel nostro caso si chiama SE, che si può abbinare per alcune moto, la Duke 390, la CB500X. Cioè, e poi insomma un prezzo, eccetera, sicuramente competitivo. Assolutamente. Proprio, beh, per chi magari ha un budget ridotto sul discorso bagaglio. Sono venduti al pubblico a 149, più diciamo il fitting kit, che costa all'incirca 60-70 euro average. Però, insomma, per le moto. Sì, la metà di questo è di questo. Esattamente, punto, benissimo. E poi si passa all'avventura, ai viaggi un po' più estremi, e adesso vediamo la linea appunto dedicata alle maxi enduro. E si parla di viaggi e di avventura, e ovviamente SHAD non trascura nessuno e presenta questa linea dedicata appunto alle maxi enduro, alle chi maxi-enduro affronta strade più impervie, tortuose, sterrate, sporche, sabbia, insomma di tutto. Raccontaci un po' allora le caratteristiche principali. Beh, le caratteristiche principali sono, diciamo, questa borsa è l'evoluzione, come dici tu, un po' dedicata al mondo degli avventurieri dell'Africa Twin, diciamo della GS, certo, piuttosto che insomma di qualche... Di chi sporca la moto, di chi tra l'altro succede spesso, cade con la moto, magari anche solo da fermo, ma perché il terreno appunto è quello che è quando si va fuori strada. Assolutamente. E con le borse rigide si rischia appunto di spaccare qualcosa, di piegare un telaio. Invece qua la borsa morbida offre sempre il vantaggio di essere appunto, di attutire un po' i colpi. Tra l'altro vedo una cosa molto bella, a parte una piastra di ancoraggio, sì, in plastica, quindi sicuramente leggera. Assolutamente. Qua c'è una bella serratura. Sì, ma l'idea è questa, queste borse alloggiano sullo stesso sistema di montaggio delle valigie di alluminio. SHAD l'anno scorso, noi purtroppo non ci siamo visti, comunque ha lanciato la linea di valigie di alluminio che si chiama Terra. Queste borse hanno la piastra che si attacca allo stesso telaio, sullo quindi stesso voi telaio potete scegliere se avere alluminio o queste, cordura, comunque, e
alternarle, nel senso che dipende da quello che ne fate, ecco, potete averle eventualmente tutte e due. Tutte e due, assolutamente. E poi ecco appunto quello che dicevo prima, è fatta molto bene questo sistema di sgancio, sgancio. Allora, con la chiave. Borsa si sgancia così, scusami. Ti tengo ferma la moto. Ok, si sgancia molto Perfetto. Facilmente, si aggancia allo stesso modo di una valigia di alluminio, in questo modo. Si chiude. Ora è difficile farvi vedere la particolarità, cioè la peculiarità è questa, però ho bisogno che ti avvicini praticamente. Cioè quando la borsa viene chiusa in questo modo. Ah, si chiudono le fibbie. Si chiudono le fibbie, cioè tu le fibbie non le puoi più riaprire. Perfetto, quindi per evitare che non solo vi rubino, vi portino via la borsa, ma anche il contenuto, perché appunto il sistema di sicurezza va a bloccare anche le fibbie di apertura. Lo vedi? Ovviamente ve lo posso far vedere qui. Non può essere un sistema per forza di cose, cioè non è antifurto al 100% perché chi vuole lo fa, no. Ma è sicuramente è un plus. È un bel deterrente ed è una cosa che facilita le operazioni di chiusura e di bloccaggio, perché a volte uno la deve chiudere la valigia, deve mettere poi il lucchetto alla borsa, insomma, diventa complicato. Diciamo che capienza? Capienza 40 litri, forse qualcosina in più, è in via di definizione da parte dell'ufficio tecnico. Okay? Perfetto. Ci sono degli accessori molto interessanti, li trovate montati da questo lato, ti devo girare il cubo. Si possono agganciare con le fibbie, giusto? Si agganciano qui. Diciamo che questo è un serve a portare eventualmente la borraccia dell'acqua, la latta di benzina da 2,5 litri, per intenderci. La fascetta degli attrezzi. La fascetta degli attrezzi e al suo interno. Ovviamente questa borsa è water resistant, non è waterproof, ma al suo interno c'è una sacca. C'è la sacca stagna che rende tutto completamente impermeabile. Benissimo, beh, direi che è una borsa quindi estremamente completa, pronta a portarvi in giro per il mondo, ma veniamo alla nota dolente, il prezzo? Orientativo 5,70-5,90 per il set di borse, a cui va aggiunto chiaramente il fitting kit, che però vi dà la possibilità di eventualmente poi passarlo con l'alluminio. Quindi così dolente non è la nota prezzo. E allora ringraziamo Andrea. Grazie a voi ragazzi. E ci vediamo per strada con i prodotti Shad. Li proveremo sicuramente. Ciao ragazzi. Grazie.